La Via Verde della Costa dei Trabocchi è il valore aggiunto per lo sviluppo turistico di questo tratto di costa, ma ci sono ancora dei cantieri nel tratto che va da Ortona a Vaso. Ieri un passaggio importante, l'incontro tra il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, e le imprese per la definizione di questi lavori. Ieri mattina il dirigente Giancarlo Muca ha firmato insieme al direttore dei lavori, l'architetto Faraone, e il capogruppo Paolo Primavera dell'ATI, Associazione Temporanea di Imprese, questo accordo. Si chiama in termine tecnico schema di atto di sottomissione, che praticamente in altri termini va a sanare, a concordare quelle che sono le perizie di variante e gli ulteriori lavori da svolgere, in particolare quelli delle gallerie. È un bel risultato, sicuramente avremo un'accelerazione dei lavori e quindi un'opera strategica a cui noi teniamo tantissimo e tengono ovviamente tutti. Beh, La tempistica. è chiaro che avevamo una tempistica prevista per il 30 di giugno e vedremo, chiederemo anche eventualmente un prolungamento alla Regione di questi termini, però ecco, io sono sicuro che la fase terminale dei lavori sarà veramente rapida perché dobbiamo riconsegnare quest'opera alla comunità. È una grande occasione che penso coinvolga tutti. Stiamo lavorando anche con la Regione per il regolamento su questa struttura e quindi c'è un interesse importante. Quello che volevo dire, se mi permettete, con un minuto, è che ovviamente i cittadini criticano magari la complessità e la lunghezza di questo tempo che noi stiamo impiegando. Io dico solo che questa è un'opera particolarmente complessa, non stiamo facendo un'attività residenziale, non stiamo costruendo una palazzina, ma stiamo rigenerando un territorio che è stato per 15 anni abbandonato, che è un territorio fragile, e questo prevederà altri problemi nel futuro, che è quello della costa, un sedime ferroviario che viene aggredito dall'erosione costiera e da altri fattori che sono il dissesto idrogeologico, le infiltrazioni di sorgenti acquifere come quella dell'Acqua Bella Ortona, quindi è difficile da spiegare, ci vorrebbe veramente una giornata intera per analizzare su questi 42 chilometri tutti i punti che ci hanno creato problemi, quindi sono contento e sono sicuro che andremo verso la soluzione.